Salve a tutti amici e benvenuti al nuovo video. Oggi sfortunatamente, come potete vedere, non sono in mezzo al mare, causa perturbazione che non mi lascia decisamente andare a pesca. Per cui colgo la palla al balzo per portare sul canale YouTube un nuovo video tutorial che mi è stato molto richiesto sulla mia pagina Instagram. Come scegliere la giusta dimensione dell'echi? Come, quando e in base a cosa sceglierla? Allora, oggi parleremo di tre misure in particolare, che sono queste tre: le più fruibili e le più utilizzate, la 2,5, la 3 e la 3,5. Come potete vedere, queste tre dimensioni hanno una buona differenza di volume l'una con l'altra. Come tutti sappiamo, la stagione del legging inizia da settembre per terminare in primavera. In questo lasso di tempo i cefalopodi cresceranno molto e molto velocemente. Per cui cerchiamo di dividere questo lasso di tempo in tre fasi e scegliere per ogni fase una determinata dimensione. Partiamo dall'inizio stagione, in cui ci troviamo ad affrontare delle prede di piccola dimensione, quindi tra settembre e ottobre. La scelta migliore in questo periodo ricade sulla 2,5, un artificiale di piccole dimensioni, ma comunque con un cestello di dimensioni buone. Per cui anche se troviamo qualche seppia un pochino più grande, sicuramente riusciremo a portare la cattura a buon fine. Perché scelgo una misura piccola in base a piccole seppie? Perché le seppie, sappiamo tutti quanti che sono animali molto voraci e di certo non si vergognano di attaccare magari anche bocconi più grandi o artificiali più grandi, come ad esempio una 3,5. Ma se noi lanciassimo un artificiale così grande in condizioni di prede di piccola taglia, le chance che la cattura possa andare a buon fine saranno veramente minime. Infatti, la seppia con un piccolo apparato, una seppia, facciamo caso una seppia da un etto, con un apparato molto piccolo, sarà proprio difficile che possa andare ad attaccare artificiale nella parte posteriore dove abbiamo il cestello, avendo tutto questo volume. Infatti, attaccando tutto il volume della totanara, staccata dal cestello, non riusciremo a ferrarla e di conseguenza ci rovinerà tutto quanto il rivestimento del nostro artificiale. Per cui, con piccole seppie, scegliamo piccoli artificiali. Passiamo alla seconda fase, la fase che va da novembre all'inverno inoltrato. Qui scende in campo la 3 echi, la misura più universale che ci sia e che è perfetta in condizioni di seppie di media dimensione. Seppie di media dimensioni che già riescono ad attaccare per bene l'artificiale prendendo anche il cestello. E qui viene in gioco la terza fase, la fase in cui riusciremo a catturare la nostra big, poiché da fine inverno a tutta la primavera ci troveremo in condizioni di seppie molto grandi, che preferiranno un artificiale di grandi dimensioni. Qui il discorso è leggermente più particolare, perché un esemplare di grandi dimensioni, a parità di bocconi, sceglierà sicuramente un boccone più grande rispetto a un boccone più piccolo. Quindi, oltre alla dimensione rapportata alla dimensione della preda, qui dobbiamo giocare anche sulla appetibilità del boccone. Quindi, con seppie grandi, tiriamo in ballo artificiali di buone dimensioni, come una 3,5, che ci porterà sicuramente il record della nostra stagione. Bene, quindi spero di esservi stato d'aiuto e che i miei consigli possano essere utili. Iscrivetevi, commentate e lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!